Indubbiamente ho un po' di ansia perché so che i suoi amici sono anche la sua famiglia, quindi vorrei fare una buona impressione. Sono consapevole del rapporto che ha con Annalisa, ma certe cose le devo percepire, le devo sentire io, quindi spero di avere delle buone vibrazioni. Permesso? Prego. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Lei è Giorgia. Sì, la fortunatissima. Piacere, senza piacere, perché sembriamo amici. Ciao. È entrata con un sorriso, con un'allegria, è proprio travolgente. Che dici? E che dici? Noi? Vabbè, io mi sono sposato, ma niente da serio. No, no, faccio. Insomma, come vedete. Vabbè, già l'avevate vista in video. Ma che domande fai? Come vedete? Vabbè, come vedete, nel senso tra me e lei. No, te! Ah, ok. Scusate. Un po' d'agitazione c'è, però la vedo abbastanza tranquilla. Come va? Come va? Guardi a me. Temo un pochettino di non. Magari, non so, di non piacergli, sai, queste cose un po' che possono capitare. Insomma, raccontate un po'. E che te devo raccontare qua? Ci siamo sposati, un po' posso farvi della fede, però c'è. Metti comunque. Dai, però comunque, vedi bene, Vedo sì, sì. Io sì. Sono più bello. Allu, dai, è andata bene, su. È andata bene. Considerando i pensieri che facevi, le cose. Mamma mia. Ho percepito delle buone sensazioni. Da oggi questa è anche un po' casa tua. Questo è proprio il ricovero della gang. Il covo. Annalisa è stata veramente carina. Penso che comunque potesse aspettarselo, che da parte mia ci potesse essere un po' di timore, no? Quindi, mo che trovate casa, ci guidate a cena? Per forza, che fa? Promessa? Vai, promessa? Promettiamo. Vai. Vai. Che carina questa cosa! Fammi!